Tre i gol tra campionato e coppa di Giovanni Bizzarro con la maglia del Montesarchio prima del passaggio al Grotta. Domani scenderà in campo al Canada contro il Cervinara, che ha provato a tesserarlo prima del passaggio in giallo-rosso. Due le vittorie consecutive di Solofra e Sporting Accadia, che aprono e chiudono la fila degli ultimi due posti playoff. Fasano torna al Gallucci dopo la vittoria dello scorso anno sulla panchina dello Sporting Guardia grazie alla doppietta di Simone. 5 gol di scarto delle Cranese al Taurano nell'ultima apparizione casalinga, 5 come gol realizzati dalla Virtus Goti nell'ultima trasferta in quel di Baiano. Entrambe arrivano però alla sfida del Lando Delia, reduci da 1-0-0. Due gli anni passati dall'ultimo derby del mandamento tra Baiano e Mugnano. Era la stagione 2012-2013 e sul neutro di Cimitile i Granata vincevano 4-1. Il primo gol lo realizzò Esposito, uno dei superstiti di quella stagione che domenica al Bellofatto ritroverà i rossoneri. 2 su 16 i punti conquistati dal San Tommaso in trasferta, il peggior rendimento dopo quello del Sorrento Calcio. I Grifoni Verdi saranno ospiti dell'altro Sorrento, capolista del girone, in battuta e miglior attacco di eccellenza con 35 gol segnati. 6 le reti incassate dalla miglior difesa del massimo campionato regionale, quella del Città di Nocera, prossima avversaria del Montesarchio all'Allegretto, ma i gol subiti dai salernitani sono arrivati tutti in trasferta e in casa la squadra di Ferraro finora ha sempre vinto.